Bella raga, sono Quarzo, ciao a tutti e benvenuti al video di oggi in cui vi spiegherò come giocare questa pick che è molto molto diffusa ultimamente, che è AP Nautilus. Nautilus ha ricevuto dei buff al suo scaling AP e quindi è diventato molto molto forte se lo buildiamo AP. E vi raccomando di seguire il video fino alla fine, così vi spiego molto bene come giocarlo e cosa buildare, le rune, eccetera eccetera. Quindi seguitemi fino alla fine. E ci tengo anche a dire, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è una cosa che mi aiuta davvero tanto a continuare a portare questo tipo di contenuti. Quindi iscrivetevi, like, share, eccetera, eccetera. E, una volta tolta di mezzo questa parte, iniziamo un po' a vedere come funziona questo nuovo Nautilus. In realtà, per quanto riguarda le rune, non c'è un grande cambiamento perché noi prendiamo Aftershock, Shield Bash, Conditioning, Revitalize, Magical Footwear e Biscuit Delivery, e poi Ability Power e Armor. Poi, come abilità, maxeremo comunque sempre la E, ma la prima abilità che mi serve. No, sì, prendiamo comunque la E. E la build invece sarà quella che cambia abbastanza. E siamo contro un Renekton, quindi all'inizio dovremmo cercare un po' di stare attenti. E una cosa che voglio dirvi è che questa build, cioè Aftershock, funziona molto bene con Nautilus perché procca anche con la passiva. Ok? La nostra passiva ci consente di immobilizzare il campione nemico con un autoattacco, e quindi con la passiva il nostro Aftershock procca, però ovviamente ha un cooldown e quindi io mi sono dimenticato che l'ho appena utilizzato e non dovevo andare a fare quel trade, ma va bene così. Però questo era un trade positivo, quindi perfetto. Allora, io maxerò come seconda abilità la W, così tanco un pochetto di più. E per adesso cerchiamo di farmare decentemente, così magari lui non ci massacra. Ok. Bene così, come vedete questo trade è stato molto positivo per noi. Secondo me lo possiamo uccidere forse. Siamo morti. Vabbè, comunque lui ha flashato, due flash. Due flash per un flash, direi che ci sta. Direi proprio che ci sta. E noi abbiamo il TP, quindi torniamo in lane e ci riprendiamo tutta la wave senza problemi. Perciò direi che ci sta. Purtroppo la nostra Tristana è un po' AFK, quindi vediamo cosa succede. Nessuno sta dicendo di. Oh, il cannone l'ho preso, zitti tutti. Non si stanno arrendendo. Io non so cosa fare, perché in realtà se mi arrendo io mi sa che è fatta. Allo stesso tempo, se vi porto un video stupido dove. Oh mio Dio. Non ci siamo arresi. Vabbè, allora continuiamo e vediamo come va. Vediamo come va. Non so perché abbiamo un Trundle support, tra parentesi. Come farm stiamo andando meglio, non si sa perché, di Nenecton. Allora, adesso possiamo ingaggiare, secondo me. Ok, secondo me lo vinciamo questo trade. Vi dirò che abbiamo vinto il trade. Allora, in realtà, una volta superato il nostro burst iniziale, è un po' difficile vincerli i trade. Però, quando, cioè, una volta buildato AP, ce la faremo tranquillamente a vincerli tutti. Ma questo è scemo, eh. Se avessi il flash Q ed era morto, ma non ho il flash. Quindi attenzione a Karthus. Lui è morto, ma non lo sa. Raga, una E e muore. Quindi ci avviciniamo e via. Perfetto. Ci pigliamo il biscottino, così intanto prendiamo anche una placchetta e vai. Allora, avete visto quanto cacchio è forte sto pick?
Anche nell'early game, quando ancora non abbiamo buildato tantissimo AP, anzi per niente a dir la verità, perché abbiamo le pozioni. Però avete visto quanto è potenzialmente forte. Ora vedrete, una volta buildato un po' d'AP, quanto è davvero difficile fare una lane contro un Nautilus. Un po' di tè e va bene. Allora, il primo item è la protobelt. Quindi ci pigliamo questo e questo qua. E andiamo, torniamo in lane. La protobelt è un sacco efficace su Nautilus perché ci dà un po' di mobilità, cosa che Nautilus, che a Nautilus manca davvero tanto. Nel frattempo siamo 4 contro 5, ma stiamo comunque giocando, quindi è una cosa... sarà un game interessante, diciamo. Ma la cosa importante è che io vi faccio vedere come giocare questo Nautilus. Quindi, come ingaggiare? Secondo me conviene ingaggiare con la Q, poi utilizzare la E per sloware e alla fine la passiva che viene dall'autoattacco per mantenere tutti i nemici là. Ok, vabbè, ne ho presi abbastanza, ma non troppi. Volevo prendere più minion, ma vabbè. Allora, secondo me possiamo ingaggiare quando vogliamo. Ovviamente è difficile adesso perché lui sa che noi siamo molto più forti di lui e quindi cercherà di stare abbastanza dietro. Allora, adesso noi abbiamo anche la ulti, eh. Quindi, quando si sta allontanando, utilizziamola. Utilizziamola E ed è morto. Ok, raga, io vi volevo far vedere quanto era forte questo setup. E in realtà, cioè, credo di... Che lo sto facendo, insomma. È davvero, davvero un sacco forte. La gente non si aspetta tutto questo crowd control e tutto questo danno. Secondo me Syndra sta venendo qua. Però, vabbè, non mi importa. Cercherò di sopravvivere. Io mi prendo tutte le pozioncine, così intanto mi prendo un'altra placchetta. E voilà. E non solo, prendo anche quest'altra wave, magari intera. Oh oh, adesso devo andare via. Ok, un po' di poke con la nostra E torniamo alla base. Raga, sostanzialmente è molto molto facile. Basta utilizzare la Q per ingaggiare e per rallentare, autoattacco per tenerlo lì e poi la ulti quando sta scappando. Cioè, per evitare che scappi utilizziamo la ulti e è fatta. In più adesso abbiamo anche la protobelt, che ci consente di raggiungerlo più facilmente. Quindi invece di fare flash Q, che è una cosa che spesso si può fare per prendere gli avversari di sorpresa, possiamo fare protobelt Q. Adesso, che è la cosa che farò appena arrivo. Oh, l'ho mancato per poco, raga. Davvero per poco. È tornata Tristana nel frattempo. Guardate quanto... Dove vuoi andare? Io non lo so dove vuoi andare. Oh, ha flashato, raga. Se non flashava era morto. Oh oh oh. Vabbè, l'ho ucciso. Allora, cosa ho sbagliato secondo voi? Non ho utilizzato nessuna pozione. Se utilizzavo le pozioni, lui sarebbe morto tranquillamente. E quindi, ok, questo è stato il mio errore. Ma, come vedete, e ho fightato nella sua minion wave. Quindi, vabbè, due errorini ho fatto. Ma come vedete, sta build è una bomba. Quando lui ha flashato per andare via, dovevo magari rimanermene un po' indietro. Allora, il secondo item che builderemo è il morello. È il morello perché ci dà un po' di... un sacco, anzi, di... Magic Penetration. E con la Magic Penetration vedete che lui già sta buildando
Magic Resist con la Magic Penetration noi lo sfondiamo ancora di più di quanto non stiamo facendo già. E il che è molto buono. Adesso che lui ha la R è un po' più difficile ucciderlo, ma ce la facciamo comunque. Basta che mi ricordo di utilizzare. Le pozioni. Allora, insomma, abbiamo sempre fightato nella minion wave nemica, quindi ci sta che ne abbiamo prese un po' di botte. Però adesso abbiamo la R, quindi lui è morto. Boom, ciao ciao. E vabbè, vedete, è proprio una build che dà soddisfazione, vi dirò. Allora, adesso possiamo clearare la wave e poi... Ok, possiamo clearare la wave e poi prenderci un'altra placchetta. Una volta presa la placchetta... Oddio. Ok. Una volta presa la placchetta torniamo indietro. Oddio. Io rimango qua e vedo che succede con Karthus. No, non posso assolutamente aiutarti, vai via. Sta tornando Renekton, quindi lui è morto, credo. No, non aveva nemmeno bisogno di Renekton per morire. Allora, Renekton non è qua. Se c'è una ward qua dietro io posso tippare, però non c'è. Quindi per adesso continuo ad andare su. Poi vediamo. Allora, Zed dovrebbe aver ucciso Thresh, però... Cioè, focussate la DC. Che cazzo focussate Thresh? Morto. Vai vai. Paura, eh. Morto. Morto, sì, ok. Pensavo che non ce l'avrei fatta ad ucciderlo, invece ce l'ho fatta. E vabbè, questa top lane, ragazzi, l'abbiamo completamente schiantata. Io vi consiglio un sacco questa build e provatela da voi e ditemi cosa ne pensate. Però secondo me è davvero molto forte. Ora, vincere questo game sarà un po' difficile, però ci proveremo. E proveremo a carriare come Nautilus AP. Solo sa fare. Allora, boom, protobelt e vai. Come vedete, la... non so perché sto maxando la W anche. In realtà bisognerebbe maxare la E e poi la Q. Oppure, ma in realtà anche la W sapete che va bene. Oddio, l'ho premuta. In realtà anche la W va bene. Potrei prendere questa torre. Però noi recolliamo perché non ci importa. Pigliamo un po' da P. E poi torniamo in lane. Almeno possiamo uccidere un'altra volta Renekton. Ah, aspetta. Oppure succedono queste cose bruttissime. Io c'ho il TP se mi metti una ward. Se mi metti una ward io arrivo, ma non... Porca puttana. Ciao ciao. Oh, via qua, via qua. Vabbè, niente. E niente sia. Vabbè, comunque abbiamo preso due kill, ci sta, dai. Non era proprio stupendo, stupenda come giocata, ma siamo riusciti a prendere comunque due kill. Allora, io metto una ward qua, prendo la torre e poi recollo un'altra volta, credo, perché posso prendermi il morello. Specialmente con il gold. Ok.
utilizziamo la nostra ultima tick della E per prendere quella wave. E io direi che possiamo anche cercare di andare mid a difendere. Non so perché nessuno sta andando, ma... ok, lei è morta, quindi va bene così. Io adesso maxerò la... la Q, come vi dicevo. Perché ha preso... oddio. No, raga. Cioè, davvero? Ma stiamo scherzando? Io spero che... credo che potrei riuscire a beccarlo, ma... non ne sono proprio sicurissimo. Niente, ci siamo fatti sfuggire Renekton così. Una figura un po' di merda. Ma adesso prendiamo questo. E i nostri stivaletti per le, con un po' di Magic Penetration. E poi andiamo mid e vediamo cosa succede. Allora, abbiamo la R, abbiamo la Hextech Protobelt, abbiamo la Corrupting Potion. Secondo me dovremmo fare... dovremmo... oddio. Secondo me dobbiamo andare mid bot e uccidere tutti questi stronzi. Oddio. Tipo il terrain qua mi si è mangiato 60 vabbè, il danno della protobelt, insomma. Focussateci in, vi prego. Io arrivo. Ok, è andata benissimo. Abbiamo ucciso Karthus. E... oh! E adesso uccidiamo anche lei. Perfetto, raga. Allora, l'Aftershock è fondamentale. Perché, come avete visto, l'unico motivo per il quale io sono rimasto... oh, via, 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 via. L'unico motivo per il quale io sono rimasto vivo è... sia lo shield bash che potenza lo shield della Titan's Wrath. Sia... Revitalize che potenzia lo shield. E Aftershock che ci dà delle resistenze, ok? Quindi questo è il motivo per il quale io sono rimasto vivo. E come terzo item ci facciamo la Zonias. Ci facciamo la Zonias perché lui ha 8 kill ed è AD. E quindi ci pigliamo la Zonias per contrastare un po' il suo AD. La torre l'abbiamo presa, credo. Devono stare molto attenti loro. Potrei tippare, ma in realtà non me la sento tanto perché sono in 3 e non ho la ulti, quindi è un po' difficile. Però Zed sta andando bene, direi, quindi ci sta. Oh oh, attenzione. Attenzione, sono morto, raga. Purtroppo sono morto. È andata bene, hanno utilizzato l'Ignite, però con la ulti forse potevo ucciderli. Vediamo un po'. È morto, raga, è morto! L'ho shottato. L'ho shottato. Vedete, abbiamo un... una... possiamo shottare la gente con molta facilità. Oltretutto abbiamo anche una buona wave clear perché... ops. Becchiamo lei. Utilizziamo la nostra W per lo scudo. E come vedete siamo sopravvissuti anche a questo. Adesso recollo e prendo un altro pezzo di Zonias. Mi piglio il codex che mi dà un po' di cooldown anche. Forse andiamo ad aiutare Zed che è meglio. Ce la facciamo ad aiutare Zed? Sì, 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 a posto. È fatta. È fatta. Mamma mia, attenzione. Ok, Jhin è là.
Io non posso aiutarli perché sono un po' low. No, no, devo aiutarlo assolutamente. Allora, protobelt e Q. Protobelt e Q e potremmo ucciderlo. Non era. Ero sicuro fosse nel bush. Vabbè. Allora, recollo e basta, via. Ho la R, ma non vorrei utilizzarla adesso. Preferisco recollare e prendermi questo e poi tippare per dare una mano a, che però è già morto. Quindi potrei tippare qua, ma non ha senso. Quindi a questo punto direi che andiamo a farci il drago. Ci facciamo il drago e poi vediamo che succede. Cioè lui è riuscito. Ma vabbè. Io mi metto qua un attimo, perché credo che qualcuno di loro verrà verso. Oh! Porca puttana. Erano 3 contro 1 e ce l'ho quasi fatta. Ovviamente Tristana non mi ha aiutato e vabbè. Zed è morto perché è un coglione. Se posso dirlo, posso dirlo che è un coglione? Ok, è un coglione. È andato completamente senza visione dentro un bush nemico. Sai, è un po' difficile che rimani vivo. Attento che c'è 50 persone. Che cazzo stanno facendo? Vabbè, cose che succedono. Comunque, secondo voi Nautilus AP è forte? Secondo me, raga, un sacco. Provatelo. Provatelo top. Ma anche mid lo usano molto. E vedo che hanno un sacco di successo anche con Nautilus mid. Vorrei aiutare Tristana, ma dovrebbe aiutarsi da sola. Ok. Allora, Protobelt Q, se vogliamo proprio dar fastidio. Ma non possiamo ingaggiare adesso perché purtroppo siamo tutti morti. Io devo stare assolutamente attento. Adesso una bella R qua. Raga, seguitemi. Niente. Ho fatto una R bestiale su Jhin, ma non siamo riusciti ad ingaggiare. Se venite qua, forse qualcosa riusciamo a fare. Attenzione. Zed dove cazzo va? Io davvero vorrei sapere dove cazzo va Zed. Raga, ci serve aiuto. Vabbè, io non so cosa stanno facendo tutti. Jhin, mamma mia, bruttissima, bruttissimo. L'engage dell'anno, guarda. E la mia è stata la Q dell'anno. Allora, il problema più grosso è che Zed è qua e non si sa che cazzo sta facendo. Questo è un gran problema. E un altro problema è che loro hanno ingaggiato e non hanno focussato Jhin, che è quello che dovrebbero focussare. Allora, intanto vi prendo la Zhonya, così posso utilizzarla. E vai. E vediamo come va. Ovviamente questo game è un po'. Cioè, nel senso, c'è lui che ha 11 kill. Il nostro jungler ne ha 0 e 7 morti, mentre il loro jungler ha uno score decente. Quindi, insomma, è un po' un game difficile. Però abbiamo fatto inhibitor, un inhibitor per un inhibitor.
Poi loro si sono presi anche la torre. Porca troia. Oh, molto bene. Si è disconnessa. Si è disconnessa l'altra volta. Allora, questo game purtroppo credo che sarà una loss. Ma aspettiamo. Io l'ho R, eh. Quindi io direi che li aspettiamo qua. Guardate Jin. Allora, lui è morto. L'ho slowato? No, non l'ho slowato. Per poco. Allora, ci utilizziamo le pozioncine. Guardate come lo gaito. Ciao ciao. Ok, dovrebbe essere morto Renekton. Bella bait. E adesso ci andiamo a finire il game. Bestiale, raga. Vabbè, abbiamo anche vinto. Nonostante il DC. E spero quel video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' insegnato a utilizzare Nautilus AP, build e rune. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.